Un saluto a tutti voi carissimi amici che ci seguite da casa. Siamo tornati a Rieti oggi per una manifestazione importante. Abbiamo qui accanto uno dei candidati, lui è Alessandro Mezzetti, lo conosco da una vita e quindi mi sembrava doveroso venire qui e naturalmente testimoniare quello che sta accadendo. Sì, grazie, è vero, ci conosciamo da una vita. Veramente i tempi dell'infanzia quasi, eh? Eravamo bambini, amici in comune. Tu cugini in comune e io amici in comune. È vero Alessandro. Dici un po', oggi cosa andiamo a manifestare? Allora, oggi c'è la presentazione della lista del Partito Democratico, una lista che appoggerà alle prossime elezioni amministrative il candidato sindaco Simone Petrangeli, una lista che abbiamo costruito insieme al segretario cittadino di Fazio, alla segreteria provinciale del PD, che devo dire è molto più nuova rispetto alle ultime uscite del Partito Democratico a Rieti. È una lista che raccoglie esperienze di lavoro, esperienze professionali varie e devo dire che insomma è un mix tra tradizione, innovazione, quindi alcuni volti nuovi, altri consolidati nel tempo che hanno fatto un po' la storia della sinistra locale. Bene, a proposito di sinistra locale, quali sono le previsioni? Ma le previsioni sono che quando c'è una partita, almeno per me insomma, quando c'è una partita da giocare, fino a che non c'è il 90esimo, la partita non è finita. Le previsioni sono sicuramente di un entusiasmo, c'è un entusiasmo importante, c'è una voglia di costruire anche attraverso un programma che abbiamo fatto tutti insieme, davvero carta e penna, costruire una città che sia quella del futuro. Insomma, oggi le amministrazioni governano oggi per il futuro e per costruire appunto quella che sarà la città in cui i miei figli, i nostri figli dovranno vivere. Questo è l'obiettivo, questo è quello che ci prefiggiamo, ma soprattutto questo è quello che noi vogliamo fare perché crediamo che Rieti meriti di più. Bene, noi abbiamo voluto fare questa intervista proprio all'aria aperta con dietro un muro importante, Rieti che si fonda su un qualcosa di tradizionale, però verso un progresso. Ma Rieti è una città che ha delle, come abbiamo sempre detto, delle grandissime potenzialità mai sfruttate o poco sfruttate. Rieti è una di quelle città che oggi può posizionarsi, ad esempio, come in questo caso siamo nella città, siamo nella piazza centro d'Italia. Rieti ha delle capacità e potenzialità turistiche importanti che vanno messe insieme, va costruita un'attrattività anche della città stessa. Devo dire e devo registrare che negli ultimi anni c'è stato un abbassamento del livello turistico della città. Certamente il Covid e la pandemia avranno influito su quella che sono state le presenze, ma è anche vero che non c'è stato neanche un prepararsi. Io sono sempre stato un po' abituato nei momenti di pace prepararsi, no, a fare diciamo l'attacco e mettere la città in vetrina. Ecco, credo che nel periodo del Covid gli amministratori locali avrebbero potuto studiare e preparare l'alternativa per quando appunto si poteva tornare a stare, così come in questo caso, nella piazza, ma si poteva anche tornare a viaggiare. E vedo che invece la città soffre, è una città che sta soffrendo molto, è una città che risente molto anche di una politica turistica poco presente e poco efficace. Ecco, credo che su questo bisognerà lavorare molto. Bene, io posso dire soltanto che vinca il migliore, in bocca al lupo. Ma noi, insomma, io sono uno che nello sport c'è stato e ci sta tuttora, ecco, come ho detto prima, le partite si iniziano, si giocano, sono fatte per giocarsi e per partecipare, ma soprattutto sono anche fatte per affermare la propria vittoria. Se ci dovessimo riuscire, come ci auguriamo, crediamo che questa città possa in qualche modo avere una speranza in più rispetto a quella che abbiamo vissuto negli anni scorsi. Torneremo nei prossimi giorni, così ci aggiorneremo su quello che sta accadendo e nel frattempo ti ringraziamo. E noi saremo qui e ti aspetteremo.